Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Silvia e oggi voglio farvi vedere la mia proposta di trucco per il Capodanno. Come base al momento ho già messo out of camera il fondotinta e ho usato in primo il Face and Body Primer di Dior, lo 001 Universal, che mi piace molto perché anche se si sente la base siliconica tra le dita o mentre si spalma sul viso, non si sente come se non ci fosse un contatto tra il viso e la mano, ecco, comunque abbastanza cremoso. Poi ho usato Dior Backstage, il colore è il più chiaro che ho trovato e ho sbagliato, è lo 0CR, è troppo chiaro, leggermente troppo chiaro, cioè oddio, adesso che siamo a dicembre è appena appena più chiaro del mio incarnato, cioè neanche mezzo tono più chiaro. In ogni caso io l'ho miscelato con una sola goccia di questo della Relastyle Sun System crema colorata con protezione molto alta. È un fluido colorato, però un fluido colorato parecchio scuro. Per me è veramente scuro anche in estate. In estate, tra l'altro, non mi piace perché comunque è un solare 50 più e mi dà proprio l'idea del solare quando la metto sul viso, quindi mi sento appiccicaticcia e non mi piace. Allora, o lo uso proprio in spiaggia oppure per finirlo, lo miscelo questo e fondotinta leggermente chiari. Ho settato il fondotinta con la cipria colore rosé. Ce n'è un casino di sta cipria, ce l'ho da anni, non riesco più a finirla, dalla Yves Rocher. Quindi questo è quello che io ho fatto out of camera. Adesso direi di mettermi le mie mollettine New Entry della Brush Art. Allora, con quale palette decido di truccarmi? Bella domanda, perché ne ho qui due, ne ho scelte due con cui potevo truccarmi e abbiamo la Revolution per la Tropical Twilight di Revolution per Tammy con questo schema colori e l'altra che mi piaceva, Made by Mitchell, comprata su Beauty Bay, è questa, Made by Mitchell, Do You Want Some Milk? Si chiama, perché mi piaceva questo colorino qui, ma alla fine sceglierò un'altra, no scherzo, ma alla fine ho scelto questa, scelgo questa. Allora, io ho intenzione di utilizzare una tecnica solo mia che ho scoperto, insomma, che con me funziona col mio occhio bruttissimo, col mio occhio super incappucciato. Allora, adesso io avvicino. Eccoci qua, ho avvicinato gli occhi, giusto per vedere un po' cosa combino. Innanzitutto metto, giusto per uniformare un po', metto un colore, in questo caso prendo da By Mitchell, prendo questo rosino qui e lo passo un po' dappertutto. Giusto per uniformare, poi. Ok, mi sono dimenticata di dire che sulle sopracciglia ho utilizzato questo mascara per sopracciglia colorato, quindi in gel colorato di Never, il colore più chiaro che avevano. Ormai è finito, scrive veramente poco, è seccato, ma è durato tanto comunque, è durato più di un anno, beh, un po' più di un anno, e mi piace tantissimo, devo dire la verità. L'ho finito, sono molto soddisfatta, ecco, soprattutto aver finito qualcosa. Allora, io faccio una cosa non molto comune. In questo caso ho trovato un rossetto, un ombretto che si chiama Afterglow, è questo, e provo questo, lo metto proprio così leggermente sulla base. Faccio questa cosa qui, non chiedetemi perché, ma per modo di dire.
giusto per dare una base colore a ciò che voglio mettere dopo. Scusate, e va bene. Allora, e leggermente me la sfumo. Non mi preoccupo troppo del fallout perché comunque ho comprato un nuovo correttore, forse questa volta l'ho preso del mio colore. Non mi preoccupo troppo perché tanto dopo la vado a sistemare apposta per appunto non ho truccato il sotto gli occhi perché dopo sistemo tutto. Allora, ho messo questo, poi faccio una cosa che non vedo fare onestamente da nessuno e mi metto il mio glitter primer di Technique. Che io amo, estramo, lo metto un po' sulla mano e poi leggermente ne prendo un pochino e me lo passo sull'occhio, qui quasi su tutto. Eccoci. E cosa voglio mettere di glitter? Avevo idea di usare questo bel glitter rozzo qui, fucsia, e visto che si abbina alla maglietta che ho, deduco proprio che prendo questo. E ho già fatto un bel casino. Me ne è caduto una cifra e prima di fare danni direi che mamma mia, sono finita nell'altro mondo. Ne devo mettere un po' di più di primer sul dito per non farlo cadere tutto. Adesso mi ripulisco un attimo. Sono riuscita a ripulire il primo occhio e andiamo col secondo. Questa volta ne metto un po' di più di crema. E poi prendo questi qui e ce li appoggio. Me ne sono caduti un po', ma sicuramente meno di prima. E anche qui adesso me li risistemo. Allora, adesso io ho messo il glitter e come ogni brava makeup artist sfumo. In realtà non è che vado a sfumare, voglio semplicemente dare un po' di colore, sì, intorno, ecco, non per altro. Quindi con quel bel fucsia che ho messo posso far finta di sfumare con questo viola. La mia incapacità che si chiama True Love, mi sembra giusto. Ok, adesso andiamo sull'altro. Non riesco molto bene.
Allora, un occhio è uscito così, quindi devo caricare un po' di più l'altro. Anche se la mia maestra di trucco mi chiede, non capisce come mai io faccio sempre sta ondina, la mia insegnante di trucco, non capisce come mai sfumo così poco. E ma io non sono capace. Adesso, così, tanto siamo a Capodanno, si potrà esagerare un pochino, no? Mi chiedo. Adesso vado con questo qui che è rimasto un po' sporchino, ma non fa niente. E io vado a sfumare e voglio usare sempre questa qui di prima con un bel rosino. Quella di ok, si chiama Huda One. Questa qua di By Mitchell. E proviamo a sfumare un po' di più. Ecco, se io non capisco, ok, sfuma, 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 sfumare, 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 non ho capito io ancora perché non sono capace a sfumare, sfumare, sfumare. Adesso questo qui è l'effetto finito. Prendo un colore un po' più luminosino, volevo prendere Moonlight, sempre di questa palette qui, che è questo colore qui. Prendiamo Moonlight e lo metto giusto qui. Sopra. Adesso prendo un pennello così di Morphe, vado a prendere Milky di By Mitchell con questo pennellino e lo metto sulla punta. Allora, questo è il mio look, proprio non proprio finito. Prendo un'altra salviettina e non lo faccio spesso con la salviettina perché in effetti forse è meglio farlo con gli illuminanti e tiro un po'. È meglio farlo con il più che con l'illuminante, è meglio farlo col correttore. E ma noi adesso lo sistemiamo anche col correttore, quindi vado di qui e tiro un pochino l'alzata. Prendo il mascara e dopo che ho fatto il mascara prendo il correttore e sistemo anche la parte sotto. Di mascara utilizzo effetto ciglia finte, mascara volume di Yves Saint Laurent, che ha questo scovolino normale come piace a me alla fine. E sì, era probabilmente vari ordini me l'hanno regalato, era dentro. Insomma, un casino di mascara di queste dimensioni che mi hanno regalato in tanti ordini di Sephora anche l'anno scorso. Quindi non mi piace aprire 3-4 mascara neri insieme. Vabbè, certo, probabilmente questo look così non tiene. Adesso vado a prendere altri due prodotti, stratifico un altro mascara che è l'unico che tengo aperto. Allora, come vedete, sì, dove c'è la piega nello sfumare ho fatto saltare via un po' di brillantini, ma tanto io ho l'occhio così incappucciato che chi se ne accorge, non lo so. Allora, stratifico sopra il Double Dream Mascara di Puro Bio. Lo stratifico perché questo qui da solo non mi piace, nel senso che ha uno scovolino che mi fa male agli occhi quando prendo le ciglia, mi graffia la palpebra interna. Quindi
Questi qua nell'elastomero io li odio, però quando voglio ripulire un altro mascara che ha fatto i grumi e mi ha attaccato le ciglia, o comunque voglio dar più volume a un altro mascara, glielo stratifico sopra. Non so se vedete la differenza, ma io la vedo. Non so, questo però è marrone, non è nero. Adesso si vedono. Adesso rimando indietro quindi questa è la mia proposta occhi. Adesso mando indietro la telecamera perché così facciamo il resto del viso. Allora, mentre mettevo il fondotinta, ho utilizzato questa crema riparatrice labbra dei farmacisti preparatori con tea tree oil, aloe vera e vitamina E, perché erano molto screpolate. Prima di truccarmi, io metto questa qua in posa qualche minuto, poi lo tolgo, tolgo l'eccedenza. E nel mentre che preparavo l'attrezzatura del video e mi truccavo gli occhi, ho utilizzato Nuxe Rev de Miel, che è uno dei miei preferiti in assoluto. Questo qua ce l'ho aperto da un anno. Guardate un po' quanto ce n'è. Addirittura ne avevo un altro, ne avevo comprato un altro e l'ho regalato perché altrimenti ho paura che andava male. Io finalmente penso di essere riuscita a imbroccare il colore giusto del correttore e ho comprato NARS da Sephora ieri. Custard Medium One 5812, perché c'era un altro medium che era medium 2 e che era ginger, era troppo scuro. Allora, questo qua è la versione 2 perché il light mi sembrava troppo chiaro. Io sbaglio sempre, compro sempre il light di fisso e dopo alla fine poi non mi so gestire. Allora, vediamo se questa volta ci ho azzeccato. E forse sì. E forse ci ho azzeccato. E adesso lo sistemiamo. Scusate, ma sono andata in bagno a settarlo perché qui ho difficoltà. Non ero capace. Io purtroppo ho questo problema che non sono molto capace a fare questo lavoro. Io ancora non ho capito come si mette il correttore. Tra video e video che guardo, c'è niente da fare. Adesso prendo un po' di cipria, ma leggera, è giusto per. Ok, la stessa perché ho nelle scatole l'altra. Probabilmente questa qua è troppo spessa per il contorno occhi, ma. Ok, comunque sì, ci ho proprio azzeccato colore. Benissimo. Allora, prodotti polvere viso, ho deciso di usare questa palette di Elodie, che è uscita da Sephora. Questi colori vado col blush, un bel blush questo qui. Ok, bello sto blush. E poi sotto metto un attimo il pennello, sì, perché ho lo stesso pennello
comprato questo qua di Sephora, pulisci i pennelli, ecco, e metto ancora, uso questo come bronzer, fare un po' di contouring. Allora, devo prendere ancora un po'. E non è semplice truccarsi sopra al letto. Adesso io vorrei passare al pezzo forte, le labbra. E per l'appunto ho qui tre rossetti di Kiko Holiday Gems dell'anno scorso che non ho mai usato. Forse ho preso quello sbagliato, non c'entra niente. Non li ho mai usati. Allora, abbiamo. No, infatti non è questo, non era questo, mi ho volato per terra. Allora, ho questo 06 Diamond Dust Lipstick. Questo, che come colore è anche scuro, un bel viola scuro. E il 4, che è proprio il rosso. Questo. Ah, io direi che usiamo il viola scuro, che si intona un po' di più al colore dei miei occhi. Volevo usare l'altro, ma fa niente. Allora, andiamo con questo Holiday Gems bellissimo. Il colore scuro rispetto ai miei occhi. E scuro, eh sì, ma è un po' troppo scuro, ma io c'ho il colpo di grazia. Lo schiariamo con questo qui. Ecco, e lo facciamo diventare un po' olografico. Adesso lo togliamo. Non mi piace. Incredibile. E sono tornata io. Mi sono ricordata adesso il Revolution Pro Diamond Lustre, che non ho mai usato perché ho paura di rovinarlo, tanto è bello. L'ho fotografato in ogni dove, l'ho fotografato perché questo, mamma mia, come le mie unghie, guardate. Vabbè, che si sono già rotte. Eccolo qui. Se non è fantasmagorico. E mettiamoci questo. Questo è il trucco finito. Adesso dulcis in fondo. Vi rendo partecipe di una scelta. Vi faccio vedere la maglietta con intenzione di indossare. Questa è la mia maglietta. Questa è la felpa e il maglioncino che terrò sopra. Però per una volta voglio essere un po' sberluccicosa anch'io. È vero che io non sono una che si trucca tanto, insomma, non sono una che si trucca tanto, è vero, nel canale ho deciso che cambierò un po' questa cosa, ma perché in effetti ho comprato tante palette, non le uso mai e è anche inutile che continuo a comprare e far solo vedere video d'acquisti e mi piacerebbe anche farvi vedere, insomma, l'utilizzo di ciò che possiedo. Grazie mille per essere stati qui con me, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, non scordatevi di lasciarmi un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina. Vi auguro tanta serenità, ci vediamo nei prossimi giorni, un grosso bacione da Silvia.